Sì, siamo con Mister Eleuteri del Sarnano, una partita molto intensa, sia, come dicevamo nei precedenti collegamenti, sia perché è un derby, ma anche perché all'andata era stata una partita che era finita con un 2-1 per il Caldarola e aveva lasciato la mano in bocca ai giocatori del Sarnano, visto che il Caldarola aveva vinto all'89esimo con una punizione di Nerpiti. Quest'oggi termina con un pareggio, molto bravi i giocatori del Sarnano a recuperare subito la situazione, perché pochi minuti dopo sono tornati subito in pareggio e poi vi siete difesi molto bene. Come l'ha vista la partita lei dalla panchina, mister? Sì, devo fare complimenti ai miei ragazzi oggi, perché oltretutto eravamo in una situazione di emergenza assoluta, con eravamo praticamente 14 giocatori in panchina, con ultime un attacco di febbre un giocatore anche stamattina, che già erano qua giriati, quindi abbiamo giocato con una squadra di giovanissimi, quindi fare complimenti ai ragazzi perché si sono difesi bene, hanno fatto una partita di cuore. Credo che il pareggio tutto sommato sia giusto, perché ho ottenuto qui col Caldarola, che ha fatto sicuramente una grossa partita come tutto il campionato, lo dicono i numeri, e quindi per noi è un punto che vale ora. Non abbiamo detto che però oggi ha influito parecchio anche sull'andamento dell'incontro il tempo, che magari non ha permesso alle due squadre di esprimersi al meglio, vista la tanta pioggia che c'è stata quest'oggi. Sì, sicuramente è stata un limite per le squadre, per due squadre che secondo me solitamente provano comunque a giocare, quindi è stato un limite. Giocavamo sul sintetico fortunatamente, perché con la pioggia che è caduta oggi credo che su un altro campo sarebbe stata anche impossibile giocare. Quindi è stata una bella partita, intensa, come ogni volta un derby porta insomma, a queste prestazioni di tutte e due le squadre, quindi bene così. Per noi vale tantissimo, sia per le condizioni in cui stavamo, sia perché ho ottenuto sul campo il Caldarola, che credo ormai possiamo dire anche con la matematica che abbia meritatamente vinto il campionato. Dagli spogliatoi del Comunale, questa volta con il vicepresidente del Caldarola Battellini, una squadra, una formazione oggi, quella vista quest'oggi qui a Caldarola, ampiamente rimaneggiata, mancava anche Capitan Nerpiti, che non è cosa da poco. Dispiace forse dalla parte vostra per il secondo tempo, perché avevate creato moltissime palle, avevate mosso molto in attacco, ma che cosa è mancato quest'oggi? Buonasera a tutti, ma mancato secondo me alla fine anche un pizzico di fortuna, perché le occasioni create sono state tante e in qualche occasione potevamo fare anche meglio, però diciamo che, come hai detto tu, avendo anche qualche defezione importante, diciamo che un pareggio ci è utile ma non ci soddisfa appieno.